Benvenuti alla TG No, la disinformazione nelle vostre case. Finalmente il caldo arriva in Sicilia e con l'arrivo della bella stagione si dà il via ai lavori che favoriranno la permanenza in macchina dei vacanzieri e dei villeggianti. Scatta la cortesia dei gestori di locali, le strade d'accesso alle località balneari saranno percorribili solo su una corsia. I prezzi delle granite e delle brioche seguiranno le quotazioni delle borse. Un parcheggio all'ombra sarà prima messo all'asta e immediatamente dopo potrà essere usufruito dal fortunato vincitore dopo un rogito notarile. Parliamo dell'alimentazione. La cotoletta in mezzo alla Mafaldina è stata dichiarata bene dell'umanità. Rimane sotto tutela dell'UNESCO. Nelle spiagge libere sono state avvistate dal WWF famiglie con teglie di parmigiana non a norma. Denunciati a piede libero due possessori di muluni di oltre 25 kg. Ma andiamo con la nostra rassegna stampa. Il primo dei nostri quotidiani, l'Avanzi. Estate freschi, scatta la corsa alla bagnasciuga, alle scottature e ai gavettoni. Un carretto passava e quell'uomo gridava «Cioccolata e mandorla!» Il Faglio. Famiglia rimasta imbottigliata nel traffico della Playa, ritrovata dopo due giorni. Il padre esasperato ripeteva ossessivamente «Pelio loco!». La madre, dal canto suo, per tutto il fine settimana non aveva mai smesso di rinfacciare al marito di avere sbagliato fila. Con questo è tutto, noi ci diamo appuntamento alla nostra prossima edizione. Nel frattempo, Sara suggerisce per digerire questa estate calda di Giuni Russo, un'estate al mare.